Welcome back to Tombadura TV and to segment 3 of program 4 of the series Intervista Interview Series 2. In this particular segment, we play the music of Marcella Bella called Montagne Verdi, and of course Angelo Marchese and his accordion is a wonderful addition to the program. I also interview Federico Pennese, an Italian who lives here in Melbourne now. And just to remind you, the three programs we've just seen were filmed in Teatro Padula. And after this, we will go out of here to somewhere else. A surprise for next time. Going through this program on Sicilian music with great aplomb. We love that particular culture, regional culture of Italy, and Italy has 20 regions, so there's much more where that comes from, but we've been exploring this theme for a long time, and now a little bit of a different take. We have someone here who's come from Italy, a young man from Pescara, Italy. His name is Federico Pennese, and he's here to speak about, well, come on, Federico, come. Now, Federico, come closer to me. All right, Federico, benvenuto. Thanks. In Australia e al Teatro Padula qua. Dimmi un po', parla di te stesso un pochettino. Parlo brevemente. Utilizziamo l'italiano per adesso. Vuoi parlare in italiano? Per me è lo stesso. Ma per me è pure lo stesso, va bene. Facciamo un po'. No, facciamo quello che vuoi. Io sono Federico, vengo dall'Italia, dall'Abruzzo, da Pescara, in realtà un piccolo paesino in provincia di Pescara che si chiama Nocciano. E sono qui con mia moglie, la mia storia è una storia molto comune, la storia magari di tutti gli italiani, nello specifico dei più giovani che adesso stanno venendo qui in Australia, ricercando opportunità. Negli ultimi anni ce ne sono venuti quasi un 70.000, mi dicono. Quindi è tempo che i nostri politici locali e quelli dell'Italia si mettano d'accordo per far sì che voi, come italiani, che andate in cerca di, non credo che sia di fortuna, ma di un'altra sistemazione, sperando che nel nostro mondo globale ci siano delle aperture per voi, per far sì che restando in Australia, se vi piace, potreste restare. I will say this in English because the message needs to be also for our Australian politicians. Yeah. And our wish is that people like Federico Pennese, yes, who's here with his wife for a brief for a year, so for 1 year. The problem is about the visa, because we have not a permanent visa, a visa that can allow you to stay just for 1 year. That's right. But if you do like the place and your skills have been recognized locally, and
Well, I think there should be a bit of an effort made to allow people like yourself to apply for a more permanent status here in our country, in Australia. Yes, that's the case. The problem is that now we have just the working holiday visa, which is a visa that can give you just 1 year, but you have the opportunity to have another year if you work on a farm. In the 1970s, Professor McCormick and I were having a little bit of a chat, and he was looking into the future, and he said, well, you know, this current migration of the Italians is finishing off. When they get old, Italian culture in Australia will be finished. So in other words, and I said, well, no, not quite right. He was very right, because Frank de Blasi can vouch for that, because he's looked at the Italian community wave of migrants after World War II. This current immigration from Italy would renew our contacts with Italy, and this young blood from Italy should be encouraged to stay. So from the point of view of Italian culture in Australia that's contributed so much, from my point of view as an Australian citizen, I hope that our politicians do something about this as soon as possible. I hope so. Okay. Yes. The other thing that I wanted to touch on about, possiamo ritornare all'italiano, tu sei qua anche per ragioni, cosa fai, cosa ti interessa? Qual è il tuo interesse? So che hai scritto poesie, sei stato molto bravo, ma dal punto di vista lavorativo cosa fai? Dal punto di vista lavorativo sto lavorando a contatto con le comunità di varie etnie, nello specifico la comunità italiana, cercando di dare un servizio gratuito che si riferisce alla salute, organizzando una serie di conferenze presso vari club che parlano appunto di salute. La tematica è cura della salute senza utilizzo di medicinali, quindi benessere, diciamo così. E vedi, abbiamo ricevuto una telefonata, però io non la rispondo al momento perché stiamo facendo il nostro colloquio. E quindi, insomma, sei qua oggi, ti voglio ringraziare sentitamente. È molto breve questa piccola conversazione. Nel futuro faremo qualcosa di interessante insieme, quindi sei benvenuto al Teatro Padula. Grazie mille a Melbourne, all'Australia. Grazie mille, grazie. Ciao, ciao. Well, that's it for program 4 and for this particular venue of Teatro Padula. Interviews goes on for 6 programs. And don't forget to watch it. Tell your friends, you know where we are. But don't also forget tompadula.com will give you my articles and the poetry. Ciao, I'll see you next time. Mm-hmm.